le vaccinazioni anti-Covid in Abruzzo. Da oggi attiva la piattaforma delle poste per la prenotazione dei vaccini per gli over 16. Al via intanto sempre oggi le somministrazioni ai maturandi. Ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta con Marina Moretti, che si trova a Pescara, la quale chiedo subito, tra circa un'ora inizieranno le somministrazioni. Com'è la situazione? Sì, Giuliola, buongiorno. Intanto a te e ai nostri telespettatori. Sono in compagnia dell'assessore Eugenio Seccia del Comune di Pescara, il Palafiere, come sempre, luogo di vaccinazione di questo territorio, dove le cose, come sappiamo, stanno andando più che bene. Così bene che da oggi si può venire incontro a quelle che sono state anche le indicazioni del commissario Figliuolo, cioè vaccinare il più possibile tutti. E infatti, a partire dalle 2 di oggi pomeriggio, si potranno prenotare i giovani dai 12 anni in su, quindi praticamente tutti. Ma c'è anche da dire che proprio qui alle 15 partiranno invece le vaccinazioni, le famose vaccinazioni dei maturandi. Dall'assessore mi faccio dire un po' di dati, quanti hanno fatto domanda, quanti si presenteranno oggi e cosa può fare chi invece non ha fatto in tempo, diciamo così, a prenotarsi. Poi ascolteremo una ragazza, una giovane di 24 anni, che ho ascoltato questa mattina, che era venuta tutta entusiasta per fare il vaccino, e siccome i giovani li sentiamo poco, qualcuno dice che siano anche che ci siano un po' troppi perplessi fra i giovani, ascoltare questa intervista credo che sarà molto utile. Ma andiamo per ordine, assessore. Allora, oggi intanto dalle 14 ci si prenota anche i ragazzi, ovviamente poi con l'ausilio e l'autorizzazione dei genitori, certo. Dai 12 anni in su, era dai 16 ma è diventato dai 12. Sì. Dai 12. Praticamente detto bene prima, cioè praticamente non c'è più limite di età, perché dai 12 anni in su possono prenotarsi tutti, quindi si accelera ancora di più verso la nuova normalità. Oggi giornata importante, perché inizieranno a vaccinarsi i maturandi, coloro che ovviamente devono sostenere l'esame di Stato alle scuole superiori, e sono 1500 i pescaresi che verranno qui in questa struttura da oggi fino a lunedì, e oggi sono circa 350 coloro, i maturandi, che verranno qui per essere sottoposti alla vaccinazione volontaria. È ovvio che, come diceva, magari qualche maturando è rimasto fuori, si dà la possibilità a costoro magari di recarsi qui direttamente a Palafiere, interloquire con dapprima il filtro della Protezione Civile e poi con la ASL, dove saranno prese i loro dati anagrafici e magari aggiunti in coda a questa slot, adesso va di moda così parlare di slot di prenotazione per quanto riguarda i maturandi, e quindi essere sottoposti anche gli costoro. Si darà un'occasione ulteriore per quelli che non hanno fatto un tempo supplementare. Forse sabato si dice, ma forse questo, sabato. Ma questo è sotterraneo. Aggiungo però che ovviamente questi ragazzi, insomma, vanno un po' convinti ancora, perché effettivamente è una buona quota, quei 1.500 che si sono prenotati, ma nella zona di Pescara sono circa 3.000, insomma, quindi si può fare di più. Ecco. Sì, assolutamente, però si sta prendendo, come dicevamo prima, un po' consapevolezza che proteggere il nonno, proteggere un genitore, proteggere un familiare diciamo fragile, sia sicuramente importante, e vada oltre la propria protezione, perché ovviamente i giovani sono convinti che magari sono un po' più invulnerabili rispetto a... però non è così, perché ovviamente la vaccinazione previene ovviamente qualsiasi criticità per se stessi e a chi si vuole bene, insomma. Allora lascio la parola a Ilaria. Assessore, invitiamo insieme i giovani a vaccinarsi, si può fare, si deve fare per gli altri, e intanto invece, se sei d'accordo, Gigliola, se non hai domande per l'assessore, facciamo parlare Ilaria. Sentiamo Ilaria. Una giovane, l'ho beccata oggi qui al Palafiere di Pescara, ti chiami? Ilaria. Ilaria è venuta a vaccinarsi ed è una ragazza di 24 anni, quindi assolutamente giovane. Perché hai deciso di vaccinarti? Beh, da quando sono praticamente usciti i vaccini che avevo intenzione di farlo, insomma, penso che tutti abbiamo voglia di riprendere a vivere normalmente, e questo è il modo migliore per farlo, anche per tutelare gli altri soprattutto. Cioè, noi siamo giovani, quindi magari non ci colpisce come colpisce altre fasce d'età, però penso che sia, oltre che un diritto, un dovere civico venire a farlo. Perché poi quello è il problema, magari il giovane pensa, anche se mi prende il Covid, mi prende alla leggera, me la cavo, ma non, magari a qualcuno non fa il ragionamento che fai tu, cioè io tutelo anche gli altri in questo modo. Esattamente, proprio per questo è un dovere civico, ma in realtà
fra le persone che conosco tutti quanti sono abbastanza contenti, molti miei amici si sono prenotati subito, quindi forse dipende anche da ambiente culturale o in generale da un po' di proprie esperienze, credenze proprie, però in realtà sono molto positiva, cioè sono molto ottimista riguardo appunto quello che faranno i miei coetanei. Se avessi un'amica, un conoscente, una conoscente giovane che ti dice no, io ho troppi dubbi, sono perplessa, magari non proprio Novax, ma insomma più no che sì, tu come lo convinceresti? No, cercherei di capire le argomentazioni, perché appunto a parte il complottismo che è difficile da smontare perché lì c'è una tara proprio a livello di non voler ascoltare, di non voler capire, penso che cercherei di far valere il fatto appunto che non riguarda solo noi ma riguarda tutti quanti, che penso sia l'argomentazione più la cosa più importante in generale, il fatto che è proprio un dovere civico come ho detto prima. Quindi tu sai già che vaccino ti farà? No, non ancora, non ne ho idea sinceramente. Accetti tutto? Sì, certamente, accetto tutto. Non è da fare pignoli in questa situazione. E invece poi con la seconda dose, se ti toccherà la seconda dose, avrai accesso, se quando arriverà perfettamente, al famoso Green Pass. Te ne servirai anche per fare un viaggio magari? Sì, in realtà sono una studentessa di archeologia, quindi spero che riusciremo a tornare a fare scavi e tutto il resto. È la cosa che spero di più. Complimenti Ilaria, brava, grazie. Marina, dunque, abbiamo sentito Ilaria che come molti giovani maturandi e non ha deciso di sottoporsi al vaccino anti-Covid. C'è qualcosa ancora da aggiungere? L'assessore vuole rivolgere un ulteriore appello oppure... Nel frattempo, mentre eravate collegati con noi, ecco, so che non bisogna arrivare con troppo anticipo per evitare assembramenti, ma al momento lì com'è la situazione? Assolutamente. Al Palatiere. No, qui è tranquillissima la situazione, è sempre stata tranquilla, e le file sono sempre state minime, insomma qua continua a funzionare tutto bene, quindi su questo almeno per il momento non possiamo dire nulla, il Palafiere funziona. L'appello l'abbiamo fatto e quanto a Ilaria non è una maturanda, ma come dire è matura, e quindi raccogliete quell'invito, ragazzi soprattutto.